Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capanema Follonica, la pista Antonio Armeni in questo martedì 19 marzo 2019, si recupera la 22esima giornata. È un po' complicato, poi ve lo spiegherò. Intanto buonasera da Enrico Giovannelli, accanto a me Maurizio Ceccarelli. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Il Follonica sfida il Sarzana. Allora, come detto Maurizio, questa è una partita particolare perché doveva andare in onda un po' di tempo fa, due settimane fa, poi è stata rinviata dopo la Coppa Italia e stasera si recupera. Tra l'altro un paio di partite sono già state giocate, però insomma il Follonia contro il Sarzana in palio tre punti importantissimi. Sì, hai detto bene, è una partita molto importante per entrambe le formazioni. Ricordiamo che il Follonica nei due precedenti in questa stagione ha perso entrambe le volte, sia al Vecchio Mercato in gara di andata, sia nel quarto di finale delle finalette di Coppa Italia. Quindi una partita importante che arriva in un momento molto delicato per il Follonica. Ecco, una squadra che in campionato non vince da 5 partite, è settima in classifica a pari merito, quindi una situazione anche playoff che si sta facendo, non dico complicata, ma insomma da guardare con attenzione, quindi una partita davvero molto molto importante. Allora, subito le formazioni, quelle inquadrate da Andrea Burgio, e il Follonica che si schiera con la formazione tipo Menichetti, Cabella, Francesco Banini, Davide Banini, Rodriguez, Federico Pagnini il capitano, Stefano Paghi, Marco Pagnini, David Gelma, e in porta questa sera c'è Gabriele Astorino, allenatore logicamente Enrico Mariotti. Una formazione, come sottolineava Maurizio Ceccarelli, reduce dalle ultime 5 partite, 3 pareggi e 2 sconfitte. Le posizioni che contano si sono allontanate e dunque dovrà un po' recuperare in classifica in questi ultimi 4 turni di campionato, che ricordo si giocano in 11 giorni, ben 4 partite, quindi insomma un bel tour de force. Il Sarzana di Alessandro Bertolucci schiera Simone Corona in porta, poi Matteo Rispogliati, il 7 Mattias Danilo Rampulla, l'8 Francesco Ipinasar, il 9 Pistelli, l'11 il capitano Borsi, 46 Perroni, 54 l'ex Andrea Fantozzi, 57 Francesco Rossi, 58 Alessio Bianchi. Come detto, in panchina Alessandro Bertolucci. Gli arbitri di questo match sono Massimiliano Carmazzi di Viareggio, Marcello Di Domenico di Correggio, l'ausiliari Michela Neri e Daniele Moretti di Follonica. Sarzana, dicevamo Maurizio, è una squadra molto temibile, perché è una delle squadre che segna più gol in assoluto, sicuramente in casa, ma insomma durante il campionato lo ha dimostrato, i numeri non mentano, 110 gol fatti, 97 subiti in Follonica. 83 fatti, 73 subiti. Sì, è una squadra che chiaramente in casa riesce a dare il meglio di sé, ma ha dimostrato nelle finali di Coppa Italia di poter fare molto molto bene anche in trasferta. Follonica ne sa appunto qualcosa. Una stagione davvero molto importante, la prima di Alessandro Bertolucci sulla panchina rossonera, che sta andando veramente molto molto bene. Credo che il presidente Corona sia davvero orgoglioso e felice di questo gruppo, perché Ale sta facendo un lavoro incredibile, i ragazzi lo seguono dall'inizio alla fine e credo che insomma si stiano levando fino a questo momento davvero grandi grandi soddisfazioni. E allora è tutto pronto, cenno di intesa per i due fischietti, può partire Follonica Sarzana. Ricordo, recupero della 22esima giornata, si doveva disputare il 9 marzo, una decina di giorni dopo, dunque le due squadre scendano in pista. Sarzana con la classica tenuta rossonera, il Follonica con la maglia azzurra, completamente la tenuta azzurra. Manovra Borsi, che sta giocando davvero un grandissimo campionato, 21 gol e 19 assist, e poi dal dischetto diventa quasi infallibile, 7 gol su 14 tentativi. Questi numeri tutti grazie forniti dalla federazione con il sito che stanno rinnovato, dove è possibile insomma andare a capire
tutte le statistiche. Attacca Davide Banini in pista con Mario Rodriguez, Fede Pagnini e David Gelma. Questo è il quintetto scelto da Enrico Mariotti. Proprio Davide Banini manovra ancora indietro per il suo capitano Federico Pagnini. Va al tiro, i gambali di Ipinazar vanno alla respinta. Palla che esce dalla pista del Capannino. Rimessa in gioco sarà dunque per il Follonica. Sempre con Federico Pagnini, una decina di secondi per chiudere l'azione d'attacco. Va al tiro Banini, la palla si impenna. Corona, sembrava un pallavolista, Maurizio. Sì, sì, la palla con il guantone l'ha alzata, un pallonetto che è andato a finire nella metà campo del Follonica. Follonica che riparte con Fede Pagnini, si allarga, non tira però, ci ripensa, torna indietro, contrastato, e c'è una punizione in favore del Follonica. Sì, primo fallo della partita l'ha commesso il Sarzana, che è una squadra che sotto questo punto di vista insomma commette forse un po' troppi falli. Tanto vanno nell'angolo con Ipinazar a recuperare la pallina, sfera per Chicco Rossi, ora Borzi. Rossoneri che avanzano, 2 minuti sul cronometro, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Come sottolineavi, Maurizio, abbiamo negli occhi l'ultimo match giocato nei quarti di finale di Coppa Italia, una partita che insomma si è risolta, possiamo dire, al golden goal. Tanto per oggi il Ma tenta di andarsene, Borzi va a chiuderlo, perché nel supplementare, nel secondo tempo supplementare, quando mancava veramente poco, è arrivato il gol che ha deciso la partita. Ma insomma, polemica a non finire per un rigore dato o non dato, e anche la punizione che poi ha portato al gol dopo la parata di Menichetti sul tiro libero, che anche quella molto molto discussa. Sì, hai detto bene, polemica a non finire, perché il rigore concesso prima e poi tolto al Follonica insomma ha lasciato direi più che qualche dubbio. Poi c'è stata sì anche l'espulsione di Mario Rodriguez per un fallo che sembrava un fallo di gioco, ecco, quindi non da blu, però è andata così. Il Follonica ovviamente è rimasto con l'amaro in bocca per una sfida che poteva tranquillamente portare a casa, però di fronte aveva una squadra molto forte, soprattutto molto molto motivata, e infatti poi Sarzana è arrivato in finale a giocarsi, ecco, appunto la Coppa Italia, quindi una partita che era difficile sulla carta e si è rivelata poi ancora più difficile poi in pista. Follonica attacca con Fede Pagnini, scarico per Rodriguez, Banini, subito i richiami di Enrico Mariotti in panchina. Scarico a cercare Federico Pagnini, ancora Banini. Banini a spazio, va al tiro, palla alta, può recuperarla Borzi. Si affida a Pinazar. Quest'anno, come dicevi Maurizio, il presidente Corona ha pescato in Argentina soprattutto, ma ha trovato ragazzi giovani però che sotto le mani, le cure di Alessandro Bertolucci, beh, insomma, stanno crescendo davvero a livello esponenziale. E mi sembra che la prima o seconda squadra a livello proprio di età tra le più giovani del campionato. Intanto però Rampuglia recupera la pallina, tenta un alzo e schiaccia, ma lì c'era Mario Rodriguez. Maurizio, se ne pensi? Sì, sì, ha pescato dei ragazzi sicuramente di talento, giovani, e poi è chiaro, con in panchina uno come Alessandro Bertolucci è facile, ecco, riuscire a rendere. Lui ha questa grande capacità di far rendere al meglio i giocatori. Intanto Rampuglia, e c'è il gol del Sarzana. Eh sì, Rampuglia se n'è andato in contropiede, 4 minuti e 13 secondi, si apre la partita con Matias Danilo Rampuglia, che l'ha messa dentro, ha scavalcato Giovanni Menichetti, che nulla ha potuto. Per il numero 7 del Sarzana, 31 gol in campionato, davvero un bel bottino la prima stagione. Eh sì, stavamo appunto dicendo di come Ale Bertolucci sia stato capace di, intanto altra occasione per il Sarzana, capace di far rendere questi ragazzi al massimo, e nel frattempo è arrivato proprio il gol di Rampuglia che porta avanti il Sarzana.
Sì, Folonica deve stare attento in questa fase del campionato, perché come diceva anche Maurizio Ceccarelli è all'ottavo posto in compagnia del Trissino con 34 punti, il Sarzana ne ha 38, e quindi questa partita diventa fondamentale per cercare di recuperare terreno in vista del rush finale. Intanto il tiro da parte di Gelman, ma c'è stata deviazione, recupera la pallina Borzi. Sarzana molto concreto alla prima vera occasione, ha trovato subito il gol, ma Rampulla si è fatto praticamente mezza pista da solo. Ora Borzi mette in mezzo, la pallina viene stoppata, ma l'arbitro Carmazzi fischia il fallo perché l'ha considerata alta, quindi gioco pericoloso. Riparte Gelma, cercare Banini, ancora Fede Pagnini, Rodriguez, sempre Gelma, ma la difesa del Sarzana sta chiudendo veramente tutti i varchi. Costretto ad allargare il gioco per Davide Banini, dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, poi scarica a centropista per Fede Pagnini, pochi secondi a chiudere la zona d'attacco. Pagnini mette in mezzo, ma Rampuglia scatta subito la parte opposta, poi in difesa Banini va a un grande recupero. Anche il Follonia sembra aver aumentato i giri nel motore. Pinasar blocca Banini, poi Borzi, però è chiuso da Gelma. Allora Fede Pagnini, contrattacco, mano in mano, non c'è spazio. Partita, Maurizio, velocissima. Sì, molto veloce, molto bella. Le squadre si affrontano a viso aperto, per ora fa la differenza il gol del Sarzana, ma insomma il Follonica c'è fino a questo momento, mi sembra anche a un buon ritmo. Rodriguez va al tiro, una gran botta, anche pericolosa perché davanti a sé aveva tanti giocatori, la pallina si alza ma non ha colpito nessuno. Può ripartire allora la formazione rossonera, di Pinasar, Rampuglia, Borzi, Rossi. Se ne sono andati i primi 7 minuti nel corso del primo tempo, tanto un tiro di Borzi parato da Menichetti. Polonia fino a questo momento ha fatto poco davanti a Corona, che adesso però para il tiro di Gelma, mentre la rete di Matias Danilo Rampuglia, giocatore argentino di 20 anni, quindi veramente giovanissimo, sta facendo la differenza. All'andata, come ricordava anche Maurizio Ceccarelli, in Sarzana stese nettamente il Follonica 7-2, Rampuglia segnò ben 4 gol, quindi già fatti 5 a Follonica in questa stagione in campionato. Tanto Borzi, seguito da Rodriguez, Borzi va al tiro ma alto, possesso dunque per Banini che passa per Rodriguez e deve impegnarsi, ma tocca la pallina che schizza fuori dal capanino. Poi Maurizio mi spiegherà come mai pochi tifosi tra gli Ultra Seagulls. Non c'è lo striscione, non ci sono gli striscioni, probabilmente una sorta di, non proprio una contestazione, ma insomma una forma di protesta. Poi ci diranno magari di preciso cosa è accaduto, non so se c'entrano, probabilmente anche i risultati della squadra che ultimamente non sono certo quelli che ci si poteva aspettare, però aspettiamo comunicazioni ufficiali. Gelma, Banini, Fede Pagnini, cercare Rodriguez, ancora Gelma chiuso però dai Pinasar, che si lancia anche al contrattacco, palla per Borzi e va al tiro, ma lì piazzatissimo Davide Banini. Allora Rodriguez, Banini, ma nell'angolo è chiuso, poi Rodriguez, spazio, gol! La rasoiata di Mario Rodriguez, 1-1, davvero un gran gol quello dell'argentino del Follonica, dalla distanza ha bucato Simone Corona. Bello, davvero un bel gol, una gran botta da lontanissimo, Marione,
insomma, questo è un marchio di fabbrica per il difensore argentino del Follonica. Ha bucato Corona e ha portato il Follonica in parità. È importante perché in un momento come questo, ecco, andare subito sotto magari rischiava di far saltare un po' gli schemi, far saltare anche un po' la tranquillità al Follonica. Invece è riuscito in pochi minuti a trovare il pareggio. Adesso si ricomincia praticamente un'altra partita, e Follonica che mi sembra anche in questo momento molto molto brillante. Occasione intanto per Fede Pagnini a tu per tu con Corona, palla che però esce alla destra del portiere del Salzana. Per Mario Rodriguez, 17° gol in campionato. Intanto c'era stato un tiro dalla distanza, ma l'arbitro Di Domenico ha fischiato un fallo in attacco, mentre Enrico Mariotti va al doppio cambio. Entrati in pista Stefano Paghi e Marco Pagnini dopo 9 minuti e mezzo. Nessuna mossa invece per Ale Bertolucci. Tanto Fede Pagnini inviata a cercare proprio Paghi. Paghi tenta di mettere in mezzo, Corona allontana, Borzi recupera. Tra l'altro, Maurizio, per Rodriguez l'andata fu anche una partita particolare perché si beccò un cartellino rosso. Sì, davvero, fu espulso, sì, con il rosso, ma se la traccia sotto tutti i punti di vista, ecco, oltre al passivo molto pesante. Poi ci fu anche questo macigno del rosso, e poi il giocatore, insomma, Rodriguez, che tutti conosciamo, ecco, correttissimo, quindi fu veramente una cosa molto molto particolare. Sì, intanto la palla in aria, carambola! Arriva il tiro e la parata di Menichetti sulla conclusione di Chicco Rossi. La pallina vagante, non era prendere di nessuno, alla fine Rossi l'ha fatta sua, ma Menichetti piazzatissimo proprio sotto la curva dove ci sono almeno una quarantina di tifosi arrivati da Sarzana. Tanto il tiro di Marco Pagnini, ma centrale Corona va alla respinta. Ora Marco Pagnini, arriva però un blocco in attacco questa volta di Federico Pagnini. Si pareggiano i falli, anzi 2 per il Follonica, 3 per il Sarzana. Manovra allora i Pinazar da centropista. Pinazar, giocatore leggermente più vecchio, 21 anni di Gran Puglia, ma insomma. Va al tiro Borzi, Menichetti, va la parata, pallina in tribuna. Messa in gioco allora per la formazione rossonera con Davide Borzi, che aspetta l'arrivo di Rampuglia, lo serve poi in mezzo per Rossi, ma chiuso. Allora Fede Pagnini per Stefano Paghi, che non riesce a servire Marco Pagnini. Rossi è già dalla parte opposta, tentato di liberarsi della marcatura del capitano del Follonica Federico Pagnini, ma non ci è riuscito. Allora si riparte. Borzi intanto manovra, cercare Rampuglia, sempre pericoloso. Longilinio dallo scatto fulminante, Danilo Rampuglia. Recupera la palla Rossi, poi Pinazar in area, ma lì c'è Stefano Paghi che lo blocca. Può ripartire Marco Pagnini, tanto finito a terra per un attimo Fede Pagnini, gli arbitri lasciano proseguire. Rimbalzo favorisce il Follonica, ma poi la recupera la palla al Sarzana, Rampuglia, la gran botta, Federico Pagnini va a bloccare i Pinazar, ancora per Rampuglia. Andiamo a cercare Borzi, andiamo per superare la metà del primo tempo, un primo tempo divertente. Arriva anche un time out chiamato da Enrico Mariotti, però sempre Sarzana a manovrare. Pinazar limite dell'area, si libera, va al tiro, la respinta con una gamba di Banini che può va anche al recupero. Può avanzare nuovamente il Follonica. Marco Pagnini mette in mezzo, ci ha messo una mano Simone Corona, poi Banini va a terra. E allora il time out, praticamente la pallina trattenuta, non è un fallo. 12 minuti esatti praticamente alla chiusura. Follonica Sarzana, siamo sull'1-1, però Maurizio,
vanno a 1000 all'ora, eh? Sì, è una partita molto veloce, sta scorrendo via molto velocemente. Il risultato fino a questo momento, insomma, rispecchia un po' quello che è stato l'andamento della gara, ultimi minuti con un paio di palline perse male dal Follonica che hanno dato il là al contropiede del Sarzana. Dovrà stare molto attento, ecco, la formazione di Enrico Mariotti nel gestire la pallina, perché il Sarzana è davvero molto pericoloso nelle ripartenze, quindi massima attenzione, partita come detto importante, perché la Follonica deve tornare soprattutto alla vittoria che manca ormai da un pezzetto, 5 partite in campionato, ma 7 se ci mettiamo, anzi 8 se ci mettiamo anche l'Eurolega e la Coppa Italia, insomma sono molte, ecco, 8 partite senza vittorie sono molte, e stasera c'è l'occasione appunto per tornare a fare 3 punti. Eh sì, ma insomma servirà un Follonica determinato, perché questo Sarzana non fa sconti a nessuno. Servirà il miglior Follonica. In pratica anche il Sarzana deve poi stare attento all'inseguitrice, ma insomma ha già conquistato un posto nei playoff, perché praticamente è raggiungibile dal Monza e dallo Scandiano, che hanno 28 punti, 10 in più, mancano praticamente 4 partite, e quindi sostanzialmente insomma la gradatoria playoff, la griglia playoff è conquistata. Recupera intanto il Sarzana con Borsi, scarico a cercare Rossi, pista anche l'ex di questo match Andrea Fantozzi, Maurizio, che oggi compie gli anni. Eh sì, oggi è una giornata particolare per Andrea, compie gli anni, poi torna a giocare sulla pista che l'ha visto nascere hockeisticamente, quindi davvero per lui una serata di grandi emozioni. Alberto Lucci lo ha messo dentro pochi istanti fa, praticamente alla metà del primo tempo. Vediamo come si comporterà Andrea, insomma, come ho detto, davvero una serata speciale per lui. Eh sì, poi insomma l'anno scorso protagonista di un buon campionato, e stanno passaggio al Sarzana. Tanto Marco Pagnini va a finire per Fede Pagnini, la porta è vuota e c'è il gol di Davide Banini. Follonica la ribalta 2-1, davvero un gran gol quello di Davide Banini. Dopo 15 minuti Follonica passa a vantaggio. Sì, Follonica ribalta la situazione, bravo Federico che non ha tirato, ha messo dentro una pallina che, anche se era un po' non vedeva molto bene la porta Banini, però è stato bravo a centrarla, quindi Follonica che ribalta, come detto, la situazione, si porta in vantaggio per 2-1. Eh sì, davvero un gran gol dopo, scusate, 14 minuti, perché era mancavano 10:58 alla fine del primo tempo, ma insomma cambia poco. Davide Banini segnato un gol praticamente a porta vuota, sulle carambole gli è arrivata la sfera, era un po' decentrato. Tanto però Sarzana pericoloso, Rossi si lamenta ma gli abiti lasciano proseguire. Davide Banini ha messo dentro il suo 15° gol in campionato, adesso esce, al suo posto rientra Mario Rodriguez, mentre c'è stato un fischio, possesso per il Sarzana, Rampuglia cercare Rossi, ora Borsi. Follonica tutto chiuso nella propria area di rigore, Andrea Fantozzi va a recuperare la pallina proprio qui al Capanino. Maurizio segnò un gol che ce lo ricordiamo tutti, il pareggio contro il Lodi, primo gol della sua carriera in Serie 1. Sì, ce lo ricordiamo bene, fu un 2-2 se non vado errato, anche quella fu una partita davvero molto particolare per Andrea Fantozzi, il primo gol contro la squadra fu di suo padre, di Giancarlo, quindi anche quella sera grandi emozioni, grande soddisfazione per un ragazzo che poi ha dimostrato, insomma, in futuro, in queste ultime stagioni, di meritarsi davvero tutto un applauso da parte di tutti, da parte dei follonichesi e in questo momento da parte appunto dei tifosi del Sarzana, perché sta facendo davvero molto bene. Eh sì, intanto c'è stata
poco fa una conclusione di Paghi, la parata di Simone Corona. Tanto manovra Borzi, cercare Rossi, ancora Borzi da lunga distanza, va al tiro ma lì c'è Menichetti, poi Paghi su Fantozzi, recupera la pallina Rodriguez, mentre Enrico Mariotti chiama lo schema. Paghi, cercare Marco Pagnini, rientra in pista anche David Gelma. Paghi per Rodriguez, ancora Marco Pagnini, ancora Stefano Paghi per Gelma che va al tiro ma la palla larga di un soffio, va a finire poi sulla rete. Ci sarà alla ripresa del gioco, perché è arrivato intanto il time out chiamato da Alessandro Bertolucci, l'ingaggio appunto per conquistare la pallina. Maurizio, non lo so, Sardegna dopo aver preso 2-1 mi è sembrato un attimino che dovesse riorganizzarsi. Vabbè, insomma, è abbastanza normale, però la partita è ancora ovviamente lunghissima, quindi è un parziale che fino a questo momento premia il Follonica, ma il Sarzana è perfettamente in partita, quindi è ancora lunga, come detto mancano 8 minuti alla fine del tempo, poi c'era tutto il secondo. Intanto time out è chiesto da Alessandro Bertolucci, che vuole un attimino fermare, ecco, dopo il gol del Follonica. Però mi sembra una partita ancora lontana, ecco, dall'essere, dalle mettere un verdetto, perché come detto bene il Follonica ma bene fino a questo momento anche il Sarzana. No, Sarzana mi ha impressionato, sta giocando veramente un grande hockey la formazione di Alessandro Bertolucci. Ma anche il Follonica ci sta mettendo orgoglio in questa serata. Ha voglia di scrollarsi di dosso tutte le tossine, insomma, delle sconfitte, dei passi a vuoto, anche se insomma di fronte c'è un avversario che è davanti in classifica, qualcosa vorrà dire, Ah sì, sicuramente. Poi sai, quando non vinci da tempo, Enrico, tutte le cose vengono ingigantite, quindi ogni minimo problema viene, sembra chissà che. Quindi è chiaro che la partita è molto importante, bisogna mantenere la calma, bisogna riuscire a ragionare, non farsi prendere da magari dalla voglia di strafare o di dimostrare chissà che. Il Follonica sta avanti nel punteggio, è messo bene in pista, sta giocando bene, quindi questo per il momento è quello che conta. Sì, c'è stato un contropiede con Menichetti che ha bloccato su Rampuglia, avanza Fantozzi sempre a centropista, il Follonica che attende sulla prova tre quarti, 7 minuti e 40 alla chiusura del primo tempo. Intanto la botta da parte proprio di Andrea Fantozzi con Menichetti che va sul palo di destra, poi Fantozzi innesta il turbo, entra in area, va giù, un po' di mugugni fra i tifosi, poi sbaglia il rilancio Stefano Paghi, Borzi la mette in mezzo ma non può arrivarci Fantozzi, allora Gelma, Marco Pagnini, il tiro, la parata e poi non c'è nessuno sull'assist. Si va da una parte all'altra della pista, Borzi bloccato però da Paghi e Gelma. Rio Mariotti, l'abbiamo visto, chiede ai suoi di far girare un pochino la pallina. Paghi va al tiro, la palla decisamente larga, la recupera Davide Borzi, in avanti proprio a cercare Fantozzi, mentre rientra in pista i Pinasar al posto di Rossi. Capitano Borzi manovra Fantozzi, sempre Andrea Fantozzi costretto a ripiegare per i Pinasar. Borzi, una quindicina di secondi per chiudere l'azione d'attacco. Borzi va anche a un tiro, la pallina sull'esterno della rete, la recupera, poi ferma tutto Menichetti, riparte Paghi, c'è possibilità di contropiede ma il rientro di Fantozzi blocca tutto, alla fine Rampuglia, Borzi,
ma anche il Follonica è rientrato subito in difesa. Borsi, Fantozzi, il Sazzana è lì che manovra, anche perché la formazione maremmana sta cercando di arginare le folate offensive, chiudendo quando gli attaccanti liguri si avvicinano alla porta. Tanto in area Rampuglia, poi va a complicarsi la vita Rodriguez, Gelma, il tiro, ma lì c'è Simone Corona che poi allontana la carambola, è preda di Federico Pagnini che riesce subito a scaricare su Marco, anche lui in qualche modo mantiene il possesso palla, va Marco, poi il passaggio per Gelma troppo lungo, è arrivato anche un fischio, un fallo, c'è una spinta dell'attaccante spagnolo. Meno di 5 alla chiusura della prima frazione, mentre Enrico Mariotti sta preparando il rientro in pista di Davide Banini. Maurizio, ora siamo andati un po' a sprazzi, come si dice, le squadre non sono state molto precise nelle rifiniture. Sì, però intanto Mariotti continua a predicare calma, continua a dire ai suoi ragazzi calma, giocate con la testa. Il Follonica è uscito benissimo dinanzi da una situazione difensiva difficile ed è arrivato al tiro con un'azione davvero molto bella. Sì, si va a sprazzi, il Sazzana che comunque quando si affaccia dalle parti di Menichetti è sempre pericoloso, però il Follonica copre bene, è rimasto unito, compatto e fino a questo momento insomma merita il vantaggio di 2-1. Intanto Marco Pagnini si è lamentato, aveva provato un alza e schiaccia di aver subito un colpo verso l'arbitro Hanmazzi, non l'ha degnato praticamente meno di uno sguardo. Borsi, poi il fallo in attacco commesso dal Sazzana, un blocco illegale, era finita a terra Rodriguez, mentre esce proprio Marco Pagnini, rientra in pista Davide Banini. 3:54 alla fine del primo tempo. Recupera Fede Pagnini, cercare Rodriguez, indietro ancora per Gelma in mezzo al traffico, rimane in possesso palla Fede Pagnini, però quando assale il Sazzana soprattutto a centropista, è andato il tiro di Gelma, la parata ancora di Corona, è pericoloso perché vanno in due in pressing, se tolgono la pallina in quella zona di campo vanno un contropiede. Maurizio, infatti è quello che Rico Mariotti sta continuando a dire, ecco, pattinare, fate girare la pallina e non assolutamente rischiare del uno contro uno al centropista, ecco, sono pericolosissimi perché rischi di perdere la pallina e Sazzana se ne può andare in contropiede, quindi assolutamente evitare certi errori, pattinare come continua a dire Rico Mariotti e far girare la pallina. Sì, però il Sazzana sta impressionando proprio per la vitalità. Follonica deve inseguire a volte, poi però ha trovato anche un tiro pulito in diagonale, la pallina è andata fuori di un soffio. Tanto riparte Rampuglia, mentre Rico Mariotti ha chiamato anche il secondo time out, quello da 30 secondi, mentre Rodriguez è andato a spingere di Pinazar, ma non lo so che gli è preso Maurizio, insomma ha proprio allontanato l'avversario. Infatti si lamenta Enrico Mariotti, anche perché sotto gli occhi degli arbitri è difficile non vederlo. Sì, infatti vediamo Enrico Mariotti molto, molto arrabbiato. Come giocatori di Sazzana che devono un blu, che però gli arbitri non hanno preso in considerazione. Quindi 2:35 alla fine, si rimane con il Follonica avanti per 2-1. Abbiamo sentito qualche parola di Enrico Mariotti che chiede, che vuole tutto dai suoi giocatori, mentre Alessandro Bertolucci è lì che spiega anche lui come giocare in questi ultimi 2 minuti e mezzo. Finito il secondo time out del Follonia, quello che da quest'anno i tecnici possono chiamare da 30 secondi. Sarà dunque la punizione favore della formazione rossonera. Centropista Borsi e Rampuglia.
lo scarico ancora per Rampuglia, che manovra cercare Fantozzi. Colonica però rimane lì, non va in pressing, poi recupera la pallina, la formazione azzurra in aria con Davide Banini, para tutto Simone Corona. Fantozzi va a recuperare la sponda, tenta di lanciarsi davanti a Menichetti che lo blocca, vola Andrea Fantozzi, poi il fallo di Borzi su Federico Pagnini e Massimiliano Carmazzi va a dire qualcosa al capitano del Sarzana. Cioè, salita un po' la tensione in pista, Maurizio. Sì, c'è stata l'azione di Andrea Fantozzi che si è scontrato praticamente con Giovanni Menichetti, loro chiedevano un rigore, gli arbitri non sono stati di questa avviso e poi c'è stato un fallo di Borzi, insomma, di un conseguenza appunto a quello che era successo pochi istanti prima, però si rimane così, gli arbitri non hanno fischiato e si rimane sul 2-1 per il Follone, che è chiaro che insomma è salita un po' la tensione in questi ultimi istanti di una partita che però è rimasta davvero correttissima fino a questo momento. Eh sì, in questo momento i falli sono 5 per parte, quindi nessuno, insomma, anche in questa fase è un fattore. Recupera Borzi, minuto e 20 alla fine. Spinazar mette in mezzo, allontana Menichetti, ma Spinazar va a recupero della pallina. Andiamo a cercare Fantozzi. Sempre lo scambio fra i due, poi si va dalla parte opposta per Borzi. Ancora Fantozzi, c'è traffico in area. Rampuglia va a recupero. Poi il tiro di Borzi, la pallina deviata, Spinazar in area. Voilà. Pulisce Davide Banini. E allora andiamo nell'ultimo minuto, Fede Pagnini per Gelmà nell'angolo a cercare Rodriguez, ancora Banini, scambio fra i due, ancora Gelmà nell'angolo, tenta di saltare Spinazar ma trova solo Davide Banini dietro la porta. Una quindicina di secondi per chiudere l'azione d'attacco, si riparte da centropista. Fede Pagnini, chiuso da Borzi, ancora Pagnini, va al tiro, la parata di Corona. Gelmà recupera, il Follonica può chiudere primo tempo con la sfera in possesso. Ancora Fede Pagnini, riesce a trovare Gelmà per Rodriguez, ma non c'è più tempo. Si va al riposo con la formazione maremmana avanti 2-1. Aveva aperto le marcature Rampuglia dopo 4 minuti. Quasi al nono il pareggio di Rodriguez, al quattordicesimo la rete di Davide Banini. Maurizio Iaccarelli, insomma, bella partita, io mi sto divertendo, eh. È vero che giocano a raffica sabato, martedì, però c'è gran ritmo. Sì, è una bella partita, divertente, molto molto equilibrata, per ora è avanti il Follonica per 2-1, ma è una partita ancora lontana dall'essere chiusa. Il Sarzana molto bene in pista, il Follonica a sprazzi, a momenti bene, a momenti meno bene, però insomma fino a questo momento credo che il vantaggio sia sostanzialmente meritato. Sì, concordo, davvero gran ritmo, abbiamo visto delle bellissime giocate e il punteggio fino a questo momento sta premiando la formazione di Enrico Mariotti su quella di Ali Bertolucci per 2-1. Con questo è tutto, a risentirci per la ripresa. Squadre di nuovo in pista al Capannino, sta per iniziare il secondo tempo. Maurizio Iaccarelli, tanto te lo chiedo sempre, quindi la domanda è scontata: cosa hanno detto i due allenatori negli spogliatoi? Insomma, vantaggio Follonica sul 2-1, ma la partita apertissima. Sì, soddisfatti tutti e due, credo, perché entrambi hanno giocato un ottimo primo tempo. Fino a questo momento la spunta al Follonica, però. Quindi Enrico Mariotti avrà comunque sottolineato, no, il fatto di gestire la pallina con attenzione, quello che ha ripetuto poi durante buona parte del primo tempo, ecco, di non perdere le palline a centropista, di non intestardirsi magari nell'uno contro uno lontano dalla porta e di continuare a pattinare e far girare la pallina. Ale Bertolucci credo che abbia poco da dire. Intanto pallina persa da Banini, il Sarzana, rigore per il Sarzana.
Sì, Pinazar ha rubato la pallina a centropista, se n'è andato contro Menichetti e dopo 6 secondi c'è il rigore per la formazione ospite. Il Pinazar dunque ha conquistato un tiro dal dischetto. Fallo di Menichetti, ma Borzi, che come detto è uno specialista. Momento importante della partita, va Davide Borzi, il tiro, la palla fuori. L'arbitro Di Domenico non ha fischiato, mentre ha fischiato Massimiliano Carmazzi. Probabilmente si era mosso prima Menichetti, Maurizio? Sì, credo di sì, credo di sì. Sì, non credo ci siano dubbi. Allora Davide Borzi risistema la pallina dai 5,40 m. Menichetti va a dire qualcosa all'arbitro, ma non c'è stato nessun ammonimento. Forse anche i giocatori dalla parte opposta erano partiti prima. Allora Borzi nuovamente al dischetto. Al secondo tentativo va Borzi, la conclusione, para Menichetti, si salva il Follonica, attacca però il Sarzana. Beh, come inizio non c'è male. Sì, è davvero molto molto vibrante questi primi secondi di gara. Bravo Giovanni a rimanere freddo e a respingere il tiro. La seconda conclusione aveva respinto anche la prima, come detto, fatta ripetere poi dai direttori di gara, e si rimane appunto con il Follonica avanti per 2-1, ma inizio di secondo tempo davvero scoppiettante. Rampuglia, pallina ancora per il Pinazar, che è stato gran protagonista, ancora in area, si lotta, poi Borzi al tiro, la palla intercettata, Rampuglia bloccato, ma c'è stato un tocco con il pattino del Sarzana, mentre il Follonica con Banini, 3-1, Davide Banini imbeccato alla perfezione davanti al portiere, non sbaglia, doppietta per Davide Banini, davvero un gran gol Maurizio. Sì, contropiede da manuale del Follonica con assist finale per Davide Banini, che si è fatto subito perdonare dall'errore di inizio secondo tempo, e per lui è stato davvero facile mettere alle spalle di Corona. Follonica che allunga 3-1. Sì, Davide Banini davvero scatenato questa sera, doppietta, 16° gol in campionato. È stato bravo perché si è allargato sulla destra Simone Corona, ha cercato di chiudere, poi ha alzato un po' la pallina, nulla da fare. E dunque dal possibile 2-2 sul tiro di rigore da parte di Borzi, che rimane dunque a 7 rigori fatti su 15 tirati. Siamo arrivati al 3-1 di Davide Banini. Ancora Gelma in area, la pallina passa, ferma tutto sulla linea Rampuglia, che poi va in contropiede, un cost to cost, costretto ad allontanarsi. Siamo solo al primo minuto e mezzo, davvero è passato pochissimo, già tantissime emozioni. Rigore fallito dal Sarzana e poi gol del Follonica. Recupera la pallina a Borzi, davvero capitano che ormai a Sarzana tutti amano, 30 anni, mentre va giù Rossi sul contatto con Rodriguez, i due si stanno chiarendo. Viene anche ammonito Mario Rodriguez dall'arbitro Massimiliano Carmazzo. Quest'anno ci sono warning, al secondo si becca l'espulsione, quindi bisogna stare attenti. Al tavolo hanno visto tutto, ricordo il direttore di gara Massimiliano Carmazzi di Viareggio, Marcello Domenico di Correggio e poi Daniele Moretti e Michela Neri al tavolo di Follonica. Ancora Rampuglia, avanza da destra, inseguito da Gelma, mette in mezzo, ma dalla parte opposta c'è solo Federico Pagnini che si rilancia in attacco. Rossi lo chiude, allora Rodriguez, Gelma, Rodriguez, in qualche modo lo scambio con Banini,
inseguito da Rossi che non molla. Poi Federico Pagnini la butta in avanti, lì non cioè, può arrivare Davide Panini, la recupera Ipinasar, Rampuglia, Borzi, Polani che è lì, che si richiude. Ora Rampuglia, Ipinasar, scarico fra gli argentini. Ancora Davide Borzi, 30 metri e mezzo, bloccato. Panini va a riprendersi questa pallina, 3 minuti e 15 nel corso della ripresa, 3-1, vantaggio mare in mano, mentre al volo Rodriguez ha cambiato la stecca. Poi il Folanica non è riuscito in 10 secondi a riportare la pallina oltre a metà pista. Quindi possesso e punizione per il Sarzana. Rossi, Borzi, Rampuglia, Ipinasar, Polonia però attende, non vuole andare in pressing, non vuole scoprirsi, c'è il tiro bloccato da Rodriguez, poi Panini per Fede Pagnini, lo scarico per Gelman un po' lungo, la pallina carambola, la fa sua Chicco Rossi, può ripartire Ipinasar, mette a disposizione di Rampuglia, ma anche l'altro giovane argentino non riesce a servire nessun compagno. Allora Rodriguez, Fede Pagnini bloccato nuovamente da Ipinasar che va anche al tiro ma largo. Rossi, rischiato nuovamente il Follonica con un break al centropista. Ipinasar controlla Rampuglia. 4 minuti e mezzo nel corso della ripresa. Rampuglia tenta di riaprire la partita, poi il tiro esce alto. Allora la rimessa in gioco sarà per la formazione mano in mano. Maurizio, devo riprendere fiato. Eh beh, sono stati 4 minuti e mezzo molto, molto belli, molto intensi. Ci sono stati 2 gol, rigore fallito, insomma tante belle situazioni. Folloni che comunque in questo secondo tempo sta facendo girare la pallina in maniera migliore rispetto al primo, insomma Enrico Mariotti come detto si è sgolato per tutta la prima frazione di gioco per far capire questo ai suoi ragazzi. Sarzana che pressa comunque, pressa ancora altissimo, quindi fino a questo momento non c'è calo da parte dei ragazzi di Ale Bertolucci, e partita che rimane molto, molto viva. Sì, sembra il pressing del Sarzana contro diciamo il palleggio del Follonica, però fino a questo momento insomma Follonica ha segnato 3 gol, Sarzana 1 solo. Borzi davanti a sé Gelma, sempre Davide Borzi dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, gli fa strada Chicco Rossi, però Borzi è costretto a ripiegare, centropista per Rampuglia, si allarga, mette in mezzo, la palla sfila, non può arrivarci nessuno. Allora ancora Borzi, va al tiro da lunga distanza, blocca per un attimo Rodriguez, poi Borzi, la palla è lì, la ferma Giovanni Menichetti. Pericolo in area mare in mano, Maurizio. Altro che pericolo, è grosso, perché la pallina ha danzato praticamente a pochi centimetri dalla linea di porta, poi Giovanni Menichetti è riuscito in qualche modo a bloccarla, quindi si ripartirà con un ingaggio quando manca poco meno di 20 minuti alla fine della partita. Tanto i tifosi arrivati a Sarzana fanno sentire il loro incitamento, abbiamo detto nel corso del primo tempo che la curva, gli Ultra Seagulls stasera non hanno esposto striscioni, sono veramente in pochi, poi insomma ci spiegheranno nei dettagli il perché di questa protesta. Tanto il Sarzana però mantiene la pallina, Ipinasar la mette in mezzo ma Panini la fa sua, scarico a cercare Federico Pagnini, ha spazio sulla destra, poi tenta di mettere in mezzo per Borzi, in qualche modo Gelma va a recuperarla ma la fa sua ancora Rampuglia. Borzi, Ipinasar, mentre Ale Bertolucci in panchina chiama il suo time out dopo 6 minuti e mezzo. Dato pericolo di Rossi, Menichetti, questa è la paratissima perché era lì a mezzo metro. Sì, era un passo, ha tirato a botta
a botta sicura, tiro non fortissimo, però Giovanni è stato bravo perché è molto reattivo e è riuscito a respingere un'occasione davvero molto, molto importante per il Sarzana. Arriva dunque il time out, che, insomma, in questo primo tempo, dopo abbiamo detto nemmeno 7 minuti, è successo già tanto, un rigore conquistato dai Pinasar e fallito da Borsi, e poi la rete sempre nel primo minuto di Davide Banini per il 3-1. Qui i due tecnici vogliono parlarci su, praticamente, particolarmente Ale Bertolucci, perché sta chiedendo ai suoi davvero tanto, un fatto di agonismo e di pressing, quindi alla lunga vedremo. In panchina, ricordo, ci sono tanti altri giovani di belle speranze. Mattia Rispogliati con il numero 5, poi Matteo Pistelli, Andrea Perroni, altro giovane di 22 anni, molto interessante, per arrivare poi al secondo portiere Alessio Bianchi. Il Folonica invece, Serze Cabella e Francesco Banini, due diciottenni, uno 18 anni, uno 17 anni, poi non è entrato ancora in pista il portiere di riserva Gabriele Storino, mentre Enrico Mariotti già dal primo tempo ha fatto ruotare molto i suoi giocatori, e infatti adesso ha rimandato in pista Marco Pagnini. Poi il tiro da lunga distanza, la palla è passata da parte di Gelma con Corona, che l'ha bloccata davvero all'improvviso, questo Maurizio. Sì, una fiammata, una gran botta di Davide Gelma, una pallina insidiosa che Corona però è riuscito a respingere, poi non c'è stato nessuno in grado di spingerla poi in porta, quindi un'occasione importante, potenziale per il Follonica. Follonica che continua a far girare pallina, ma Sarzana che non arretra di un centimetro, quindi sempre molto pericoloso. Intanto c'è il gol di Mario Rodriguez, davvero una giocata da PlayStation, dietro la linea di porta Davide Banini, il passaggio a centroarea per Mario Rodriguez che non perdona, doppietta anche per Mario Rodriguez, 7 minuti e 26, Rodriguez buca per la quarta volta Simone Corona e Mario Rodriguez si porta a 18 gol in campionato. Davvero una bella azione, soprattutto Maurizio. Sì, una bella azione, un bel gol che arriva in un momento importante della partita, ecco, perché adesso a 17-24 dalla fine del match, insomma, portarsi avanti di 3 gol comincia, insomma, a farsi pesante la situazione del Sarzana, e qui poi viene fuori anche la qualità, ecco, del Follonica. Il Sarzana ha fallito un paio di occasioni importanti un paio di minuti fa, e il Follonica però alla prima occasione vera ha messo dentro, quindi Follonica avanti per 4-1, 17-24 alla fine del match. Sì, intanto Marco Pagnini fa anche da custode. Fa tutto. Per accelerare un po' i tempi. Intanto Rossi, ma la rimessa in gioco. 17 minuti e mezzo praticamente alla fine. Follonica scappa via sul 4-1, ma non è mai dire mai in questo sport. Tanto Rossi, Borsi, ancora Chicco Rossi a sinistra, andato per Davide Borsi che tenta di mettere in mezzo ma blocca Marco Pagnini, subito per Gelma che va al tiro, Simone Corona piazzatissimo la tiene lì, arriva anche l'ingaggio. Maurizio, a me mi sembra un altro Follonica in questa ripresa. Sì, sicuramente meglio del primo tempo, con più convinzione, anche per il risultato aiuta, Enrico, insomma, trovato poi il vantaggio e trovato il terzo gol, è chiaro che la squadra gioca in maniera diversa, gioca in scioltezza, gioca con più sicurezza, cosa che magari non c'era all'inizio di gara, anche perché, come detto, 8 partite senza vittorie sono molte, quindi è chiaro che un po' di pressione, un po' di tensione c'era nella testa e nelle gambe dei ragazzi. Adesso è un altro Follonica che gioca sicuramente meglio e crea davvero tante situazioni pericolose. Sì, adesso ogni volta che il Follonica si rilancia in contropiede sta creando pericoli alla gabbia di Simone Corona. Tanto Rampuglia lontana un po' la minaccia
Mario Rodriguez, in Pinazar, Rampuglia, Sarzana tenta di risalire la corrente, ma il Follonica in difesa chiude bene. Tanto altro cambio, esce Stefano Paghi, scusate, entra Stefano Paghi, esce Davide Banini. Due gol per Banini e due gol per Rodriguez, Maurizio. Sì, vabbè, Mario conferma insomma il suo campionato di come realizzatore. Per Davide erano importanti perché nelle ultime partite non si era espresso al meglio e stasera credo che ha dato una risposta davvero importante alla squadra, al tecnico e anche al pubblico, perché ha giocato un'ottima partita e ha realizzato insomma due gol che non fanno assolutamente male, ecco, per un giocatore. Eh sì, adesso mi sembra che il Sarzana abbia un po' rallentato il pressing. Bologna può controllare un pochino di più. Gelma riesce a scaricare su Marco Pagnini. Paghi nell'angolo ancora per Rodriguez. Sta davvero allargando la pista la formazione maremmana. Il Sarzana è costretto ad inseguire. Perde però adesso il controllo della pallina per Rampuglia. Indietro per Borzi, che va anche al tiro, la palla intercettata da Paghi. 10 minuti esatti nel corso della ripresa. Follonica 4, Sarzana 1. E il Sarzana, insomma, adesso è costretto a ripiegare. Recupera la pallina Marco Pagnini. Poi Gelma. Ancora David Gelma. Per linee centrali, Rodriguez. Tutto di prima, Maurizio. Sì, no, Follonica adesso sta giocando decisamente meglio rispetto a prima. È un altro Follonica, la pallina gira velocemente, come hai detto tu, gira di prima, è l'atteggiamento giusto. Insomma, il risultato è dalla tua parte, 4-1 è un vantaggio importante, quindi questo è l'atteggiamento da tenere in questa fase del match. Ci prova allora Pinazar, Rampuglia, scambio fra i due, ancora Rampuglia, limite dell'area, mette in mezzo Rossi. Però ha commesso fallo perché è entrato nell'area, nella lunetta del portiere. L'arbitro Di Domenico se n'è accorto. In avanti subito a cercare Marco Pagnini, bloccato ancora dai Pinazar. Questo è un fallo perché ovviamente si è fermato il Pinazar. Pagnini andava in velocità. Per il momento non sono un fattore i falli di squadra. Recupera la pallina la formazione maremmana, Gelma, Paghi, Pagnini, Paghi, Rodriguez va a compiarsi un po' la vita, allora Rampuglia, però Paghi in difesa come un leone, poi recupera Borzi, alla fine c'è stato un tocco con il pattino di Davide Borzi, bisogna però tornare indietro, mettere la sfera nel punto esatto per battere la punizione. Marco Pagnini, Paghi davanti a sé, Rampuglia sempre pericoloso, poi Gelma, il tiro sul primo palo, ma lì ha fatto praticamente muro Corona. Allora Pinazar, Rampuglia, Follonica rintanato praticamente nella propria area. Gelma aggancia anche questa pallina, lo scatto per Marco Pagnini, poi ancora Gelma, probabilmente però ha toccato con una gamba, quindi possesso alla Sarzana. Rossi, Rampuglia, mentre Alessandro Bertolucci sta preparando l'ingresso di Pistelli, Matteo Pistelli, che era andato un po' a giro per l'Italia, Maurizio, ma poi il presidente Corona l'ha richiamato alla base. Ha fatto bene, insomma, mi sembra che i risultati poi gli abbiano dato ampiamente ragione. Rodriguez, Marco Pagnini, poi al tiro da parte di Rodriguez, una cannonata, praticamente non l'abbiamo visto dove è passata, ma credo nemmeno Corona, perché a un certo punto si è girato il portiere del Sarzana per vedere dove era finita la pallina.
Intanto ha chiamato un altro time out Alessandro Bertolucci. Abbiamo superato la metà della ripresa, il Follonica controlla la partita. Borzi, il Pinazar, il lancio interessante di Davide Borzi, ma nell'angolo proprio per Pistelli. Poi Marco Pagnini in mezzo a due, la palla carambola, la fa su a Rossi, poi Pistelli. Però lì c'è Mario Rodriguez, il ministro della difesa, che mette tutti d'accordo. E poi subito in velocità la formazione azzurra. Paghi riesce a scaricare per Rodriguez. Gelma non riesce a servire, Marco Pagnini intercetta di Pinazar, subito la parte opposta, il tiro centrale para Menichetti. Poi Pistelli va ad agganciare David Gelma. Arriva il time out, sono stati un po' i gesti di intesa, devo dire la verità, tra l'arbitro Armazzi e Enrico Mariotti, perché gli chiedeva spiegazioni, lui ha detto che non aveva agganciato, ma aveva subito ritratto la stecca, però insomma Gelma è finita a terra. Fallo di squadra, niente blu come chiedeva la panchina del Follonica. Intanto time out è chiesto da Ale Bertolucci a 11:22 alla fine della partita, sempre 4-1 per il Follonica. Insomma, vantaggio adesso comincia a farsi pesante, anche perché il Follonica mi sembra messo davvero molto bene, molto attento a non buttare mai via la pallina, e questo insomma mette in grosse difficoltà il Sarzana, anche perché sta calando un po' la formazione di Ale Bertolucci, non ha più quella forza, non ha più quel pressing che ne ha caratterizzato la prima frazione di gioco, e ha buon gioco, appunto, scusate il gioco di parole, il Follonica in questa fase della partita. Sì, un momento possiamo dire anche decisivo, perché insomma servirebbe un gol al Sarzana per riaprire la partita in tutti i sensi, anche se lo ricordiamo sempre, non è chiuso nulla nell'hockey, mai dire mai. Intanto anche in pista Banini, soffiano la sfera, recupera la pallina ai Pinazar, cercare Pistelli, Rossi, Follonica sempre lì che attende davanti alla propria area di rigore. Ancora indietro per Borzi va al tiro, la palla insidiosa, c'è stato probabilmente anche il tocco di Menichetti, ma poi Rodriguez, Marco Pagnini, scarico per Paghi tenta di superare il centropista, ci riesce, poi serve Rodriguez in avanti per Marco Pagnini, in mezzo per Banini che va al volo, la palla finisce un po' alta sopra la traversa, ma davvero bella combinazione anche questa, Maurizio. Sì, molto bella, sfortunato nella conclusione finale, però un'ottima trama ancora del Follonica. Lo ricordiamo, lo ribadiamo, sempre tutto quasi di prima, quindi difficile anche per chi difende andare ad intercettare, a chiudere. Va Pistelli, pensa al tiro, la conclusione larga, poi Paghi non riesce a controllare, Pinazar, ancora una nuova conclusione, gol, però c'è stato il pattino, il tocco netto in area del giocatore del Sarzana, mentre l'arbitro Carmazzi va a parlottare con Di Domenico. Vediamo la decisione finale dei due direttori di gara. L'unica è che abbia fatto autogol, perché se no... A me sembrava pattino netto, Enrico, ti dico la verità. Aspettiamo allora la decisione, ma no, gol annullato. L'arbitro Carmazzi è andato a chiedere appunto se aveva visto bene Di Domenico, in sostanza, e il gol è stato annullato. Paghi per Marco Pagnini, inseguito da Rossi. Pagnini per Rodriguez, ma entro 5 secondi andava riportata avanti la pallina oltre a metà pista, non c'è riuscito il Follonica. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Davide Borzi, a spazio il tiro,
Menichetti la tiene lì, allora contropiede, Vanini però non ha un bel controllo, la palla carambola sulla sponda, può ripartire Rossi, Pinazà, Borzi, che non mi sembra mai uscito Maurizio, Davide Borzi mi sembra non sia mai uscito da questa partita. Ah no, assolutamente, ma Borzi è un giocatore dal rendimento incredibile in tutta la stagione, è davvero una pedina fondamentale, ecco, nella scacchiera della formazione di Ale Bertolucci, un giocatore su cui punta molto e che sta facendo davvero benissimo. Intanto Enrico Mariotti ha visto qualche sbavatura, allora ha chiamato il time out, mancano 8 minuti e 40 alla chiusura del match, Folonica avanti 4-1, ricordo recupero della 22esima giornata, mentre Stefano Paghi per fermare la partita la mette fuori e dunque c'è il time out chiamato proprio da Enrico Mariotti, è un momento particolare, hanno voluto insomma parlarci un po' su. Sì, beh, insomma, ci si avvicina, mancano sempre 8 minuti e mezzo, quindi ancora tantissimo, ecco, alla fine della partita, però è un momento delicato perché insomma Folonia sta cercando di mantenere il vantaggio, sta cercando di arrivare ai 45 secondi e dall'altra parte il Sarzana sta producendo il massimo sforzo, ecco, per cercare quantomeno di segnare un gol e di rientrare in partita, quindi time out quanto mai importante, anche Enrico Mariotti l'ha chiesto ovviamente per caricare i suoi ragazzi appunto in vista del rush finale che ci aspetta, insomma credo ancora molto molto intenso, perché come detto anche perché Sarzana credevo calasse, ma in realtà sta continuando a pressare con grande forza, quindi partita ancora apertissima. Sì, sono d'accordo, insomma il pressing dei giocatori rossoneri non mi sembra sia calato un po' più di tanto, anche se ovviamente insomma subire i due gol nella ripresa di Banini e Rodriguez che hanno portato il punteggio sul 4-1 è chiaro che cambia un po' l'atteggiamento in pista. Rimessa in gioco di Rossi, anzi scusate, di Borzi insieme a Rampuglia, diventato in pista, va Rampuglia al tiro, la palla larga, la recupera Rodriguez, scarico per Paghi, subito per Fede Pagnini, anche lui rientrato nella partita ma sbaglia l'appoggio per Davide Banini, allora possesso e torna immediatamente al Sarzana, Davide Borzi aveva messo in mezzo ma probabilmente c'era deviazione del portiere e allora si è alzata la pallina, ma possesso ancora ligure, Carmazzi chiede la distanza sulla spera Borzi e Rossi un pochino più lontano, Rossi però decide di provare a mettere in mezzo, allontana in qualche modo la difesa maremmana, ma sempre Sarzana che non molla, va in velocità a Rampuglia il tiro, ma sul primo palo lì c'è Giovanni Menichetti, Banini subito a lanciare in avanti Fede Pagnini, adesso è un po' scoperta la difesa rossonera, ma Polonica decide di mantenere il possesso della pallina. Fede Pagnini a destra, scarica su Rodriguez, poi nell'angolo ancora per Fede Pagnini, a carambola, Pagnini in qualche modo la fa sua, poi arriva in seconda battuta Ipinazar che gliela toglie, Borzi, anzi era Rampuglia, poi il tiro di Rossi, poi ancora di Borzi, bloccato Rodriguez per Fede Pagnini, il tiro largo, buona occasione questa. Stefano Paghi in avanti, una carambola, tradisce Fede Pagnini, 7 minuti poco meno alla chiusura del match, il tiro di Borzi, ma in area c'è un traffico come all'ora di punta, poi scivola Borzi, Fede Pagnini, Banini, Pagnini, Maurizio non ci credo, l'ha tirata fuori. Questa era un'occasione
davvero importante per mettere probabilmente la parola fine su questa partita. Fede Pagnini non ha trovato la porta, era davvero un'occasione ghiottissima appunto per il Follonica. Intanto c'è un fallo di Borzi, fallo di squadra, e si ripartirà appunto con una punizione in favore del Follonica sul 4-1 quando mancano 6:25 alla fine. Sì, il fallo di Chicco Rossi è l'ottavo fallo di squadra del Sarzana, 6 quelli del Follonica, mentre Ale Bertolucci rimanda in pista per questo finale anche Andrea Fantozzi. Tanto Fede Pagnini manovra davanti a cercare Gelma, anche lui rientrato, sbaglia l'appoggio, Rampuglia in qualche modo la fa sua nuovamente, tenta di liberarsi dello spagnolo, il tiro viene bloccato, contropiede Maremmano, Fede Pagnini, Rodriguez, ma il Follonica non vuole spingere. Gelma alla meglio, Gelma in aria il tiro, la parata di Corona due volte, poi Rampuglia tenta ancora una conclusione, la carambola lo favorisce, Rossi, Pistelli, Fantozzi, tiro di Fantozzi, la gran botta, Menichetti è sulla traiettoria. Ancora indietro per Andrea Fantozzi che ci riprova, va in velocità lo scatto, un po' di spazio in aria, ma questa volta il tiro non ha potenza. Allora Fede Pagnini, cercare Gelmama, ha capito tutto, Rampuglia, 5 minuti esatti alla fine di questa partita, il Follonica avanti 4-1, ma il Sarzana è lì, che non molla, intanto ancora un tiro di Fantozzi, Menichetti, bravissimo. Davide Banini, mentre Enrico Mariotti vuole in cambio, ma Banini in aria, Banini, il tiro questa volta, Simone Corona è bravissimo. Allora Rossi, per questo finale è rientrato in pista anche Marco Pagnini, poi si lotta, sempre Sarzana, Fantozzi, Rossi, cercare Rampuglia, Rampuglia tenta di entrare in area, bloccato, Fantozzi alla meglio, Fantozzi fa caramorare la pallina sul portiere, altri 45 secondi in zona d'attacco, poi Rampuglia va al tiro, ma lì c'è Davide Banini, siamo entrati negli ultimi 4 minuti, Fantozzi il tiro, sempre Banini, stasera Banini, Maurizio? Ha giocato una grande partita, come detto in precedenza, condita poi da due gol, ma davvero una prestazione all'altezza. Davide Banini è un grande giocatore, non è stato in questa stagione con poca continuità probabilmente, però rimane un talento assoluto che Follonica deve sfruttare al meglio. Lui è un grande giocatore e quando è in forma, quando è motivato nel modo giusto, può veramente fare la differenza, e stasera Davide ha fatto la differenza. Dato Marco Pagnini riesce a servire Gelman nell'angolo che viene scaraventata a terra, una spinta da dietro, si lamenta David Gelman, tra l'altro il nono fallo di squadra del Sarzana. Sì, però insomma sono state, come detto, una partita molto corretta, siamo arrivati al nono a 3 minuti dalla fine, quindi credo che nel complesso insomma si sia giocato abbastanza, si sia giocato in maniera rapida e come detto in maniera molto molto corretta. Sempre Follonica, Gelma per Pagnini, la pallina carambola a Marco Pagnini, va a commettere fallo, Sarzana ci riprova, non molla, va al tiro Rossi, blocca tutto Stefano Paghi che lancia subito il contropiede. 3 minuti, anzi meno, 2:50 alla fine. Rodriguez, Marco Pagnini, ancora per Rodriguez in aria, il tiro gol! Ha scherzato Simone Corona,
5-1 Follonica, e credo che la partita finisca qui. Sì, sono d'accordo, anche se nell'hockey abbiamo sempre detto che le partite non finiscono mai, però a questo punto qui a 2:40 dalla fine Mario Rodriguez mette il sigillo a questa vittoria del Follonica, che torna appunto al successo dopo, dopo un bel po' di tempo. È una vittoria davvero importante contro un grande Sarzana. Sì, davvero un grandissimo Sarzana, ma il Follonica stasera super concentrato, soprattutto in difesa, ha lasciato davvero pochissimi varchi, ha tremato a inizio secondo tempo quando Borzi per due volte ha provato il rigore. Da quel momento Follonica poi è scappato via. Intanto ancora il gol, arriva il gol da parte di Pistelli. Pistelli dunque l'ha messa dentro, l'ha proprio appostato sulla linea. Riapre in qualche modo la partita la rete di Pistelli, 5-2 per Matteo Pistelli, è il sesto gol in campionato. Rodriguez con questa tripletta era salito a quota 19. Intanto conclusione ancora di Rodriguez, la parata di Corona, ultimi due minuti. Arriva anche un time out chiamato da Rio Mariotti. Maurizio, c'è il gol da parte di Pistelli in mischia, diciamo proprio sulla linea, però insomma 5-2, 107 secondi alla fine. Il vantaggio mi sembra importante, ecco, ora Alberto Lucci intanto dà gli ultimi consigli al, ai suoi giocatori in questo ultimo sforzo per cercare in qualche modo di trovare quel gol che darebbe insomma un po' di, un po' di speranza al Sarzana. Però è chiaro che il Follonica ormai ha in mano la partita, 5-2, 1:47 alla fine. Follonica arriverà chiaramente al limite dei 45 secondi per far passare il tempo e chiudere così il match. Insomma, questo vantaggio sfata un po' il tabù di questo Sarzana quest'anno, Maurizio? Eh sì, quest'anno due partite, due sconfitte, di cui una anche molto pesante in, in gara di andata. Stasera però il Follonica ha approcciato diversamente la partita, qualche difficoltà all'inizio, però poi insomma, la squadra è cresciuta mano a mano che passavano i minuti, ha acquisito sicurezza, ha acquisito brillantezza e alla fine insomma ha portato a casa il risultato. Allora Rossi, ma arriva un fallo in area, hanno stazionato il giocatore del Sarzana nella lunetta del portiere, possesso che passa al Follonica. Rodriguez subito per Marco Pagnini, poi Stefano Paghi, la palla carambola, ma lotta Paghi, riesce a servire Gelmaa, ancora Marco Pagnini, Rodriguez, passano i secondi, poi si lotta ancora Gelmaa in area, le finte, ma in qualche modo poi sempre Gelmaa, poi Marco Pagnini para Simone Corona. Fortunato qui Marco Pagnini, tanto rampuglia, allontana la difesa, Marco Pagnini, ultimi 60 secondi, Rodriguez si lancia, rampuglia che va a intercettare, davvero questa gran voglia, nulla da dire, poi Paghi recupera, contropiede, Marco Pagnini ma vuole mantenere il possesso, congelare questi ultimi 40 secondi. Paghi, Rodriguez, Rodriguez in aria, questa volta Corona gli dice di no, andava per il poker Mario Rodriguez. Rossi, tiro alto, poi Marco Pagnini recupera, ormai mancano 20 secondi alla fine, Rodriguez però sbaglia, Fantozzi, Fantozzi non trova la porta, ancora in aria Rodriguez, ormai ultima azione, ma anche il Sarzana non ne vuole più sapere, ma Marco Pagnini va al tiro e allora finisce qui. Il Follonica torna alla vittoria, 5-2 batte il Sarzana e si rilancia in classifica. Sì, una vittoria importante ci voleva, dopo un po' di tempo è arrivata, in maniera convincente, 5-2 è un risultato che non si discute. Il Follonica
come detto, sotto all'inizio della partita per 1-0, poi la squadra ha trovato il pareggio, ha ribaltato la situazione sul 2-1 e dopo è stato un altro Follonica. Ha giocato con intelligenza, ha giocato con grinta, ha giocato con qualità contro un Sarzana mai domo, un Sarzana che ha pressato in sostanza fino all'ultimo secondo, fino alla sirena. Però tre punti davvero importanti che rilanciano il Follonica. Sì, credo qualche sbavatura difensiva da rivedere, perché insomma il Follonica ha rischiato, però di là c'erano giocatori velocissimi, soprattutto Rampuglia, che insomma quando ti pressa poi ti soffia la pallina, è difficile fermarlo. Però effettivamente una squadra concreta questa di Enrico Mariotti questa sera. Sì, assolutamente, qualche disattenzione ora negli ultimi due minuti, ma dettati anche insomma dalla consapevolezza che il mal risultato era acquisito, quindi va bene, il Follonica vince, convince, e il Sarzana comunque va all'onore delle armi perché, come detto, ha giocato davvero un'ottima partita. Sì, concordo, probabilmente ci voleva una scossa per la formazione maremmana, adesso ci sono gli applausi di tutto il capannino, poi indagheremo su quello che ha fatto la curva. Aspettiamo un comunicato ufficiale. Comunque con questo è davvero tutto, grazie ad Andrea Burgio per le riprese, grazie a Maurizio Ceccarelli per il suo appoggio e il suo commento, da Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento, alle prossime partite con l'Hockey su pista.